Radio Studio Blu presenta Pop Box con Giuseppe Spataro. Stare a casa. Stare a casa ora è cosa. Una cosa vantaggiosa, di buon senso. Non è allarme esagerato, non lo penso. Neanche un po'. È un'urgenza, è premurosa. Si prende ciò che potrà contagiare due simili che in breve saranno quattro. E quattr'otto giusto poi, fino al disastro. Stando a casa, questo si potrà evitare. Non l'avresti detto mai, eppure è chiaro. Sta accadendo un'occorrenza inopinata e l'umanità è sorpresa e affannata. Nel progresso si sentiva al riparo ed invece eccoci qua, distrutti e arresi, vulnerabili, colpiti, smascherati, messi a parte quattro poveri indignati. Non pensiamo più ci sia malintesi. Stare a casa ora è cosa. Immaginate una scatola piena di colori, di libri, di strumenti musicali, di quadri e statue. Immaginate di aprirla e sentirne l'odore, l'essenza. Questa è la scatola di Pop Box. Buonasera a tutti quanti, Giuseppe Spataro, Pop Box, la scatola dell'arte, come ogni venerdì, qui su Radio Studio Blu dalle 21 alle 21.45. Oggi puntata ricchissima, vi recensirò, come al solito, un gran bel libro, ragazzi, fidatevi. Poi delle curiosità che parlano di simbolismi, ovviamente nel mondo dell'arte, ma soprattutto avremo con noi, insomma, ai nostri microfoni, Paolo Borgato, un fantastico regista, davvero un bravissimo ragazzo. Iniziamo immediatamente con la musica, On the Hay. È il brano con cui voglio iniziare, ovviamente loro sono i Cardinal Line. Don't be
il rock dei Cardinal Line per iniziare questa puntata di Pop Box, la scatola dell'arte e degli artisti. E allora iniziamo immediatamente con la nostra recensione di oggi. Parlo di un libro di narrativa di Beppi Vigna. È un libro che si chiama Si è fatto tardi. Di che cosa parla questo libro? È la storia, praticamente, anzi due storie che si intrecciano, ovvero quello di due ragazzi, Massimiliano e Ciro. Massimiliano è un giovane laureato che cerca di diventare avvocato, mentre Ciro è uno che ha scelto invece di entrare nell'esercito. Quindi ovviamente c'è un mondo totalmente differente. Quando si incontrano questi due? Bene, si incontrano nel momento in cui Ciro scappa da un covo di brigatisti e si nasconde appunto in casa di Massimiliano, che così si trova, ovviamente, diciamo suo malgrado, a dare un contributo fattivo alla causa di cui lui è totalmente distante, ovvero quella comunista. Detto ciò, praticamente loro, questo intreccio tra questi due personaggi, ovvero Massimiliano e Ciro, sfocia comunque in una bella amicizia, ma più che altro in un fantastico confronto che mette appunto a dura prova un'amicizia che si va consolidando col tempo, ma tra due persone totalmente distinte, totalmente differenti, due mondi totalmente lontani. È ambientata ovviamente negli anni 70, devo dire che comunque la scrittura di Beppi Vigna è davvero scorrevole, non è assolutamente noiosa, anzi si legge veramente molto bene, anche perché insomma sono pochissime pagine. Io ve lo consiglio, Si è fatto tardi, lui l'autore è Beppi Vigna, quindi italianissimo. Ci ascoltiamo altra musica, poi torniamo perché vi devo dare alcune curiosità sulla simbologia dell'arte. Ci ascoltiamo Il Re Cattivo con Che ti aspettavi. Voglio
questo è sempre Pop Box, la scatola dell'arte, ovviamente con Giuseppe Spataro. Vi voglio parlare ovviamente di arte, ovvero di simbolismi, ma anche di curiosità. La prima curiosità che andiamo così a spulciare è quella relativa al Cristo velato. Siamo praticamente a due o tre giorni da Pasqua, e quindi è giusto anche, insomma, dare un'occhiata al Cristo velato di Giuseppe San Martino, un'opera del 1700, fantastica, ma più che altro che cosa c'ha all'interno della, insomma, le curiosità che ci sono all'interno di quest'opera d'arte. Bene, molti credevano che Giuseppe San Martino, ovvero l'autore di questa fantastica opera d'arte, era un alchimista. Pensavano fosse un alchimista, perché il velo era così preciso, come se fosse appunto un reale velo, che molti erano convinti che insomma avesse preso una vera stuoia, un vero velo, e l'avesse praticamente trattata con dei prodotti molto particolari per far sì che fosse sì marmorea, però allo stesso tempo trasparente. Quindi lui aveva costituito prima il corpo ovviamente del Cristo, e poi ovviamente gli aveva appoggiato sopra questo velo, e lavorandola con determinate sostanze, insomma, l'aveva trasformata anch'essa in marmo. Dico, è una leggenda. Invece una cosa molto molto interessante, sempre per quanto riguarda il Cristo velato, lo scrittore Hector Bianciotti fu praticamente colto da sindrome di Stendhal mentre appunto ammirava il velo. Cioè è un'opera molto particolare quella del Cristo velato, e si trova nella cappella di San Severo di Napoli, tra l'altro una delle opere italiane più belle secondo me al mondo. Invece parliamo di simbolismi veri e propri, ovvero